Ciao ragazzi, ci siamo live. Vi ho promesso di fare una doppia live oggi, un po' per la Befana, un po' perché è un open day, un po' perché dobbiamo ripartire, dobbiamo ricominciare, dobbiamo assolutamente fare di tutto di più per ritornare in forma, perché è normale, abbiamo mangiato tanto, siamo contenti di aver mangiato tanto, ma adesso vogliamo anche recuperare i danni fatti. Scusate, mi sto controllando da sola la mia messa in onda per essere sicura che sta funzionando alla grande. Ok, funziona, perfetto, siamo contenti. Io posso cominciare. Non metto la musica, faremo circa una trentina di minuti di fluid calistenico glutei, precisamente per i glutei. Chi lo sapete che stiamo anche facendo i challenge durante questo mese, specialmente per i principianti, ma voglio lavorare proprio per tutti i miei amici che vogliono fare anche lavoro un po' più arduo, un po' più difficile. Poi alle 6:30, fra 3 ore e mezza, ci rivedremo per fare super jump con intensity e con power, che sono movimenti proprio dedicati ai pesi total body. Ok. Tutti quanti, per favore, scendete giù nella nostra posizione di partenza, che è testa verso il tappeto, spalle rilassate. E comincio semplicemente, quando noi partiamo con fluide, sempre arrivo sul ta mio tappeto, lascio tutti i pensieri a parte. Stavo lavorando su un progetto prima di allenare con voi da stamattina. Devo ancora continuare con quel progetto, ma lo faccio dopo 30 minuti con voi e poi ci rivedremo dopo. Okay? Sono molto contenta di essere tornata. Ma adesso pensiamo al corpo. Entri nel corpo con respiro, inspirando. Espiri svuoto. Inspiro. Espiro e vuoto tutto. Ottimo, inspiro. Espiro e svuoto. Vengo su sui gomiti e su le mani e cominciamo semplicemente a fare avanti e indietro per riscaldare poco a poco i polsi, poco a poco le mani e poco a poco i core, ok? Core è il nostro cingolo pelvico che lavora tutto insieme per darci tanti tanti di risultati, ok? Di sostegno posturale. Ok, gamba sinistra su lateralmente, piego le gambe a 90 gradi e facciamo 8 e 7 and 6 and 5 4 3 2. Sto su, stendo la gamba, la porto dietro, correggo l'anca. Qui vedi che l'anca è parallela con l'altro, poi lo sollevo e la avanzo e la trattengo. Torno indietro, correggo l'anca, sollevo l'anca, porto avanti il piede. Di nuovo, qui abbasso l'anca, rialzo l'anca, porto avanti, concentrando il lavoro sui fianchi, giù, schiaccio sempre il gluteo e poi passo sul gluteo medio, quello in alto, quando lo innalzo, e scendo. Ultima, vengo in avanti, torno indietro, abbasso l'anca, abbasso il ginocchio. L'altro ginocchio, la destra, va su e semplicemente gamba da cane, ok? Dog leg, uno e due e tre. 4, 5, 6, 7, rimango su, stendo la gamba, scusate che c'ho il mio divano, così mi devo fare un piccolo sollevamento sopra il mio divano e poi porto indietro, schiaccio il gluteo, abbasso il fianco, vengo in avanti, rende il mio allenamento ancora più difficile, schiaccio indietro, vengo in avanti, schiaccio indietro. Porto in avanti, lateralmente senti come la gamba è sollevata dal gluteo stesso, schiaccio il gluteo qua e anche se tu non lo puoi vedere la mia contrazione, prova di sentirlo dentro la tua gamba, ancora uno e torno indietro e schiaccio, abbasso il ginocchio, piego le gambe, torno indietro e pedalo, uno e due, tre, quattro, cinque. 6, 7 e stendo, stendo, stendo. Scusate un attimo perché vedo una cosa strana dal mio computer che non capisco perché me la sta facendo, perché continua a farmi queste cose strane con auricolare. Questo è perfetto, tutto perfetto, tutto perfetto, tutto perfetto. E se ci sono problemi, alla fine correggo con la
la registrata, come sempre purtroppo quando ci sono problemi c'ho sempre la registrata, in peggio delle ipotesi lo alzo in seconda battuta. Da qui siamo in Down Dog. Guardiamo in avanti, pieghiamo le braccia, veniamo in avanti in un balzo, due balzi o portando le gambe in avanti. Questa è sempre alla decisione di ogni persona che si sta facendo il suo di lavoro. E semplicemente adesso allunghiamo le gambe prima di innalzare o aumentare l'intensità. Passo sopra, torno giù, passo sopra, riscendo giù, riscendo giù, porto le gambe di nuovo in partenza e di qui mi fate un tap con le ginocchia. Scaldiamo anche le nostre addominali per 2, in 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Torno indietro, sollevo la destra e andiamo a fare pulsazioni in su dal gluteo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Porto il ginocchio in avanti, high lunge, spingendo quel piede destro giù che ti permette di venire su, ok? E facciamo mini pressioni verso basso sul piede destro. 8, 7, 6. Senti il gluteo che si attiva perché spingi dal talone. 4, and 3, and 2, and 1. Scendo giù, torno indietro con le mie mani. Scendo giù in 3, 2, 1. Inspiro in su. Espiro in giù, sollevo la sinistra, su, non troppo alta, pensate del gluteo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, porta il ginocchio in avanti, appoggio peso su la sinistra e spingo giù, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, continuo, ancora, 4, 3, 2, 1, mani giù, torno indietro, scendiamo in 3, 3, 2, 1, up dog, perché stiamo sempre ancora nella fase di riscaldamento, perché per fare 30 minuti dobbiamo riscaldare bene. Tallone giù che spariscono dietro le nostre caviglie, guardo in avanti, piego le gambe, vengo in avanti o uno o due o camminando in, semplicemente con le gambe, inspiro su, espiro e scendo, inspiro completamente e torno centrale, di nuovo su, espiro in giù. Mani giù, piega le gambe, andiamo in un balzo direttamente in chaturanga con le braccia piegate. Scendo, inspiro in su, torno indietro, piedi giù. Sollevamo la destra un po' più alto questa volta, 8 e 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sollevati sul tallone, cioè solleva proprio il tallone sinistro da terra e porta le gambe lateralmente che abbiamo fatto in ginocchio, ma adesso la faccio con le gambe su, in due, lateralmente, torno su, schiaccio il gluteo, tre, lo sposto lateralmente e torno su, e quattro, torno su, porta le gambe in avanti, gambe in avanti, salgo, spingo su questo tallone destro, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, sollevo la gamba, 1, trattengo, mi sposto in avanti, tenendo sempre il peso sulla gamba destra, scendo indietro, dobbiamo farlo ancora due volte, facciamo tre volte questa volta, 2, su, addominali tesi, fisso un punto di fronte a te, schiaccio il gluteo destro, scendo in giù, 2, 3, fermi su, schiaccio il gluteo
ti sostegno. 3, 2, scaccia, 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 1, spostati indietro, la gamba stende indietro di te, la sinistra, fianchi parallele più possibile, fatti micro assestimenti, fissati su un punto di fronte a te e provi di controllare l'equilibrio con una sensazione di calma e non di agitazione. Più mi agito, più rischio di cadere, più mi calmo, più è facile, mani giù. Qui andiamo su 3x3, che vuol dire 3 scesa, 3 risalito, 3 scesa e up dog. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, up dog. Guardo di fronte a me, down dog, torno indietro, talloni si abbassano. Sollevo la sinistra poco più alto di prima e andiamo 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 4 volte con le gambe tese la portiamo sollevando il tallone destro, 1, schiaccio e trattengo, torno su, 2, schiaccio e trattengo, torno su, 3, schiaccio il gluteo, torno su, e in 4, schiaccio e trattengo, torno su. Questa volta vengo frontale, appoggio il piede, mi concentro il peso sulla gamba sinistra, tallone sinistra, and it's 8, 7, 6, 5, sento il gluteo, 4, 3, 2, 1, sollevo la gamba, trattengo, 1, respiro, gamba tesa, gluteo tesa, poi mi sposto il busto in avanti, gamba destra che si estende dietro di me, la trattengo, mantenendo l'equilibrio sulla gamba sinistra perché sentirai come attiva sia la gamba che il gluteo, scendo giù e siamo 1, ci mancano ancora 2, dobbiamo fare 3, 2, esplosione, vengo su, cerco l'equilibrio, addominali tesi, fisso un punto solo, l'equilibrio può essere sfuggente da un lato, tra un lato e l'altro, schiaccio il gluteo, piego in avanti, calma con lo sguardo, spostalo lentamente, concentrati tutto l'esercizio su una gamba, schiaccio anche la destra e con volto, scendo giù, a fondo, siamo a 2, dobbiamo fare il terzo, su, sollevo, 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 trattengo, la gamba sinistra è contratto, rilasso anche le spalle, poi torno indietro, glutei, 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 gambe in controllo, la gamba che sta lavorando tanto insieme a tutto il corpo per avere l'equilibrio, perché uno dice, ah, è per i glutei, però fluide per tutto il corpo, volente o nolente. 3x3, gomiti stretti, scendo, 3, 2, 1, su, 3, 2, 1, giù, 3, 2, 1, up, dog. Inspiro, espiro indietro, down dog. Relax, ci stiamo cominciando veramente a prendere tanto, tanto caldo e riscaldamento per le nostre gambe e i nostri glutei. Allora, camminiamo indietro con le mani, continueremo a sviluppare questo diciamo flow, però aggiungiamo pezzettini, piega le gambe così sto lavorando su i glutei, mani per terra, facciamo piccoli salti qua, piccoli salti, vado da squat a una sorta di salto provando di andare in un finto verticale e fermo qua, spingete le ginocchia leggermente fuori, lavori sui talloni e andiamo su 2, 3, 4, scendo giù 2, 3, 4, salgo su 2, 3, 4, scendo giù 2, 3, 4, ultima volta 2, 3, 4, and scendi, scusami, apro poco poco mia finestra che fa caldo, mani giù, portate le gambe indietro,
Trovate la vostra posizione. Scendiamo. 3, 2, 1, salgo. 3, 2, 1, scendo. 3, 2, 1, up. Dog. Espiro down. Dog. Respira. La destra sale. E andiamo. 8, 7, gluteo. 6, quelle che ti muove le gambe, gluteo che contrai. 4, 3, 2, 1. Sollevo la sinistra, lo porto lateralmente e faccio 4. Su, schiaccio il gluteo. 3, stessa altezza dell'anca. Su. 2 ancora. Su. 1 ancora. Su, occhio, quello che facciamo questa volta adesso è cominciamo a avanzare con la gamba, provando di tenerla più alta possibile, più alta possibile, fino ad arrivare in avanti. Ripoggiamolo in centro, ci solleviamo sulla gamba destra, spingiamo giù su, tallone destra, per 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, sollevamo la sinistra per 3, però questa volta scendiamo indietro, vai indietro, ci mancano ancora 2, sulla terza cambiamo, aggiungiamo una cosa, 2, schiaccio il gluteo destro, respiro e torno indietro, la terza rimango su. E andiamo in half chair, cioè la gamba sinistra si impiega su il ginocchio destro, comincio a scendere come se dovessi sedermi in una sedia, abbassando il ginocchio sinistro, fletto il piede sinistro a martello, scendo di più, trovo più profondità e mantengo per 4, per 3, per 2. Se voi mettere anche i gomiti sopra lo stinco, farlo pure. Torni su con il ginocchio sinistro. Sposto il busto in avanti. Sentirei adesso tanto lavoro sulla gamba destra. Lo so. E questi ti ho detto, fluid per i glutei. Scendo indietro. E questa volta andiamo in side plank per aggiungere ulteriormente al total body. Sollevo, trattengo, dando anche un po' di tempo alla gamba destra di recuperare prima di tornare in plank. Correggo i piedi, 3 per 3. Se non riesci a fare 3 e risalirla, però metti giù le ginocchia, ok, però anche mimando è un potenziamento e prima o poi diventerà anche tuo. E quando diventa tuo, ti sentirai come Dwayne Johnson, come The Rock. Te la garantisco. Ok, sollevo la gamba sinistra. Andiamo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Porta la gamba in su, il tallone destro su. La gamba viene in avanti all'altezza dell'anca per 4 volte. 1. Solleva. Torno su. Schiaccia, 2, piede alto, torno su, schiaccia, 2 ancora, lentamente, torno su e schiaccia, e l'ultimo, torno su e schiaccia. Adesso trovate di alzare quella gamba, portarla avanti in un arco, tenendolo lontano dal pavimento per più tempo possibile, tieni, poi spostala in avanti accanto il braccio sinistro, poi lo porti in centro del tappeto. Torniamo subito, dobbiamo spingere sul tallone sinistro per 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, sollevo la destra, 1. Schiaccio il gluteo, le gambe cominciano a farsi sentire,
glutei cominciano a farsi sentire. Stendo indietro, spostando lo sguardo con molto calma. Rilassa le spalle. Usa la luce sinistra. Energia nella gamba destra. Scendo giù. Ci mancano due. Due, su. Respiro. Sollevo quella gamba destra che comincia a diventare pesante perché il fluid ti stanca, ti scolpisce e ti fa lavorare. Stendo la gamba, piede a martello, spingo sul piede sinistro, scendo. Tre, poi andremo in half chair, così rimango su. Adesso, per andare in half chair, il piede destro si passa più o meno all'altezza della caviglia sopra il ginocchio sinistro e comincia a scendere come se stessi andando in una sedia. Posso mettere le mani sullo stinco per approfondire lo stretch, ma non è necessario. Vorrei che si sentisse che l'anca destra, perché il ginocchio destro sta scendendo, e la gamba sinistra, che sta sorreggendo tutto il peso corporeo in uno squat, accende il gluteo. Per tre. Per due. Per uno. Sollevo la destra. Sente come la sinistra comincia a accusare la stanchezza. Stendo la gamba destra dietro di me. Stendo, fissando un punto solo. L'anca destra che è parallelo più possibile alla sinistra. Piego la gamba, ritorno giù. Andiamo in side plank sulla sinistra. Poggiando la sinistra, la gamba destra si allinea con la sinistra e manteniamo un side plank. Rilassato con le spalle abbassate, collo lungo, energia nella palma della mano, fino alla spalla, ma la spalla non è contratto, non è sollevato, sta rilassato. Abbasso la destra, correggo i piedi, torno in downward looking dog, dove il tallone sparisce dietro il collo del piede. E comincio a camminare indietro con le mani, con le gambe tese. Inspiro. Espiro, relax. Scendo con le gambe giù. Ok, di nuovo. E su and squat. Piccolo salto. Avanzo con le mani. Addominali tesi. Scendo sulle gambe e squat. Trattieni il peso sui talloni. Vai and squat. Ultimo and squat. Sollevo, schiaccio i glutei, scendo giù, schiaccio i glutei. Io quando vado a Fuerteventura l'acqua è molto 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 salino, ok? Perché fanno anche l'acqua che usi, anche se non bevi l'acqua dal rubinetto a Fuerteventura. Ma non so perché torno sempre pieno di ritenzione idrica. Già ieri mi sono preso le coppe, ho cominciato a passare le coppe. Dopo vibro perché non vedo l'ora di vibrare. E quando comincio a bere più acqua oligominerale italiano, perdo già un litro o un chilo di acqua in pochi giorni. Perché la sento proprio la differenza. Vai e scendo giù. Giù. Testa giù. Spalle rilassate. E adesso facciamo un movimento che io lo trovo molto rilassante. Metto le mani sotto i piedi, fino all'altezza dei polsi. Inspiro su. Espiro e divarico le braccia provando di allungare la schiena. Strecciare i bicipiti femorali posteriore delle mie cosce. Rilassare il collo che deve diventare lungo. Poi guardo di fronte a me, mani giù. Gambe che torno indietro e andiamo in 3x3. 3, 2, 1, su, 3, 2, 1, giù, 3, 2, 1, inspiro in su, torno indietro. Sollevo la destra per portarlo direttamente al petto perché voglio venire frontale con voi. Ok. Andiamo proprio a divaricare le gambe,
scendere giù, ok, e lasciare di nuovo che le spalle si rilassino giù. Poi andremo a fare un movimento che trovo molto molto efficace per le sternocosce, per le cosce, per i glutei, utilizzando una gamba alla volta. La sinistra sta sotto di me, anche se sono frontale si sembrerà la mia destra. Io quando faccio fluid chiamo sempre la mia gamba per quello che è. Sollevo la gamba destra e la trattengo per 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, piego in squat. Trattengo, 4, 3, 2, scendo giù, srotto la schiena, collo lungo, spalle rilassate. Mi sposto sulla gamba destra, sollevo la sinistra e la trattengo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax, squat. Perché la leva della gamba è lunga e sentirai tantissimo, e cioè è un gran signor peso. Questo peso, questa resistenza ci fa diventare sempre più forti. Lo rifacciamo, scendo giù, relax. Allungo, anche se stiamo lavorando proviamo di trovare calmo e quiete in tutto quello che stiamo facendo. Mi sposto sulla sinistra, sollevo la destra e 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, squat. Senti come stanno lavorando queste gambe, che diventano sempre più pesanti. Scendo giù, relax. Spostiamoci su l'ultimo lato, l'ultimo piede. Sollevo la sinistra. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax. Giù. Questa volta portatevi piedi leggermente più in avanti, mano dietro di voi, fino a scendere completamente giù a terra. Chiudo adesso la mia finestra, che mi ha dato la gioia di un po' di aria fresca. Scendiamo giù, fammi vedere anche la mia cintura. Ok, andiamo in ponte. Ok, ponte spesso lo usiamo per liberare la schiena. Io voglio andare invece in un ponte più lavoratore per nostro anche. Facciamo una marcia su e scendo alternando le ginocchia, spinta and spinta, una marcia di ponte, and due, e il sollevamento della schiena non è troppo esagerato, ma lavori sui talloni per dare uno schiaccio sui glutei, tre and quattro, ancora cinque, sei, sette, 8, ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Questa volta rimani su, stendi la gamba destra in su e spinta con il proprio tallone sinistro a terra, schiaccia il gluteo in su per 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio, cambio, ma non abbassare i fianchi. I fianchi rimangono sempre attenti, accesi e coinvolti. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ancora 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1, and relax. Porta le ginocchia da una parte guardando sopra l'altra spalla. Rilassatevi le spalle. Si sente la schiena che fa stop. Ok, si fa una sorta di scricchiolio, fa parte del
spinal twist che libera un po' la tensione sulle spalle. Respira. Torniamo in centro. I piedi si sono insieme, le ginocchia si divaricano. Metti una mano sulla pancia, uno sul cuore per respirare. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. E per due, proprio neanche un minuto. Rimani lì e provi semplicemente di pensare da dove sei stata l'anno scorso, dove sei oggi, e visualizza la vita che vorresti. Come vorresti avere questa vita? A volte viviamo senza sapere dove stiamo andando. Vogliamo avere più energia, pace. Qualsiasi cosa sia, immagina te in quel veste, in quel ruolo, in quella immaginazione, finché sente reale. Apri gli occhi. Chiudi le ginocchia, porta le ginocchia verso il tuo lato destro. Spingete con la mano sinistra su, tornate centrali. E ragazzi, grazie per essere qui per questo Open Day, grazie per i miei guerrieri che sono qui sempre. Ricordate che ci sono dei bellissimi sconti fino a domani mattina alle 10, così tutti si possono approfittare di 40% di sconto su un annuale, sia Gold che base, così se volete e sta lì fino a domani mattina, così tutti quanti possono pensare anche fino alla mezzanotte se lo vogliono fare o no. E vi aspetto alle 18:30 con Super Jump, dove faremo Intensity e Total Body. Vi voglio bene e vi ringrazio sempre, sempre, sempre per allenarvi qui con me su Now. Mwah! No Ordinary Workout. Oh, ricordate, sabato digiuno intermittenza, la prossima webinar parleremo di crononutrizione. Baci dalla Gilles.